È stupendo vedervi tutti qui. Che emozione stringervi ancora una volta sul sagrato della Basilica, nata dalle macerie e che adesso si disegna sul mare. La Basilica che custodisce come figli le ossa del nostro Nicola. Siamo qui per la nostra festa, una festa di luci, di canti, di musiche, di incenso e solenni preghiere appena prima dei tamburi e del loro suono forte che sale, che ti fa tremare la terra sotto i piedi, una festa di risate e grida di bambini, di ondate di gente, di mortaretti e balli mischiati al suono delle campane e di fiaccole sul mare e di cavalli, di stendardi, di torce, di vestiti preziosi e stoffe comuni e di miracoli. Io ho incontrato il protagonista di questa serata, San Nicola Vescovo. In realtà lei è barese, ma interpreta il protagonista del corteo storico. È la prima volta? No, non è la prima volta, però devo dire che per un barese San Nicola è il massimo. Sandargoli e d'argi, va per mare a menuvin, va per terchina la sola, Sandargoli e tutta l'ora. Allegra pellegrin, Sandargola va a partire, allegra marinazza, andare ancora va a mamare, allegra pellegrinza, andare ancora va a partire, allegra marinazza, andare ancora va a mamare. Io questa volta sono qua in qualità di Elena Sofia Barucchieri, perché quello è il mio vero cognome e sono orgogliosa di essere la sorella di Elisa, che credo che farà un corteo bellissimo che si ricorderà. Grazie Cristina, torneremo subito anche dalla nostra Barbara Cirillo tra pochissimo. Michele, dici Bari e pensi subito a San Nicola, poche città hanno un legame così profondo. Torce chi di luce e marato a quani è bella e caie s'andare nola. S'andare col babà mar, babà stu da marnar e cavo e tutta l'ora. Sono contenta, sono emozionata insomma da queste prime reazioni che sto sentendo. Quello che mi auguravo è di dare emozione e sto vedendo emozione, questa è bello. Yeah.
osate sognare e lottare. Osate chiudere gli occhi e credere. E se volete la grazia, osate ringraziare.